Eccoci qui, cari amici, lunedì 16 settembre, nuove puntate, nuova ricetta con il nostro mitico cuoco Giorgio. Ciao Giorgio. Ciao Serena. Allora, continuiamo il nostro autunno-inverno con i prodotti tipici. Certo. Allora, questo qui è periodo di fagioli, è vero? Sì, i fagioli borlotti. Borlotti. Allora, questa ricetta, attenzione, si intitola Bigoli alla villana. Non specifichiamo il motivo, capitelo da casa, mi raccomando. Allora, carta e penna, che innanzitutto vi dico gli ingredienti per 4 persone. Usiamo 3 etti di fagioli borlotti già cotti in scatola o freschi, come preferite, 3 etti di passata di pomodoro, 2 fettine di pancetta affumicata tagliata da 1 centimetro, 1 scalogno, mezzo bicchiere di vino bianco, peperoncino, sale, olio, grana, origano e 4 etti di bigoli freschi. Diciamo già il costo, perché è 9,80 euro per questa super ricetta, vero Giorgio? Sì. Partiamo con la preparazione? Sì. Molto facile. Si parte prendendo lo scalogno e mezzo bicchiere di vino bianco. Aggiungiamo i nostri 3 etti di passata di pomodoro. Dopodiché abbiamo precedentemente tagliato la pancetta affumicata in dimensione circa 1 centimetro, dunque pezzettini piccolini, oppure compratela già anche tagliata. Sì. Come preferite, dipende quanto tempo avete. Continuiamo con 3 etti di fagioli borlotti già cotti, appunto, dicevamo, o in scatola o freschi. Aggiungiamo il sale, aggiungiamo l'olio e l'origano. I nostri bigoli più o meno quanta cottura hanno, Giorgio? I bigoli occorrono un quarto d'ora, 20 minuti, perché è pasta fresca, perciò vedi anche a voi altri che quale grosso spaghetto ci è il bigolo e serve un po' di più di tempo, insomma, ecco. Benissimo, dunque 15-20 minuti, insomma, comunque sì. Sempre assaggiateli se sono certo, giusti certo, di sale certo. E giusto di cottura, poi se uno piace un po' al dente come a me, certo. Decidete voi come a fare. A vostro piacere. Allora prepariamo tutto il nostro sughetto, quando i nostri bigoli sono pronti mantechiamo il tutto e condiamo con un po' di rosmarino, perché è sempre bello anche da vedere. E anche profumato. E il nostro piatto è pronto da gustare. Caro Giorgio, devo dirti che le tue ricette sono super gettonate, perché in giro per le feste le signore mi fermano, mi dicono: abbiamo provato il riso con rosmarino, le bistecchine. Poi il nostro operatore fa sempre le bistecchine con le patatine, non lo so come mai si è innamorato di questa ricetta. Allora, continua a portarci delle buone ricette, certo. Facili, economiche e veloci, mi raccomando. Certo. Faremo un antipasto la settimana prossima? Sì, un bel antipasto. Di stagione? Con una bella sorpresa. Allora seguiteci, perché lunedì prossimo, nell'angolo della cucina, tante sorprese. E buon appetito con i bigoli alla villana dal nostro cuoco Giorgio. E un grande saluto dal cuoco Matto. Ciao a tutti. A lunedì. A lunedì.